Tasso alcolico 3 volte superiore al limite. Danni ad un veicolo della polizia. Resistenza al pubblico ufficiale. No. Lei stia zitto, per favore. È un onore che un professionista come te sia interessato ad allenare una squadra come la nostra. Allora che dico ai ragazzi? Quando cominciamo? Andrà a lavorare con persone con disabilità intellettive. Che diavolo significa? Sono dei ritardati mentali. Subnormali. Moderi il linguaggio, signor Montes. Prendete una palla. No, solo una. Tu, il rosso, prendi una palla. Eccomi. Vediamo come vi muovete. Scusami. Non gli chiedo che giochino bene. Non ti chiedo di fare miracoli, ma ti chiedo di non arrenderti. Loro non si arrendono mai. Non posso essere responsabile di persone di 30 anni che si comportano come bambini di 6. Sono contento che giochiamo insieme, perché insieme vinceremo. Come allenatore hai il dovere di proteggerli e di difenderli. Proprio così, sono l'allenatore, non il padre. Hai ragione, neanche a me piacerebbe avere un figlio come noi. Non volevo dire questo. Però vorrei tanto avere un padre come te. Moltissime grazie per tutto. Voi state per competere in un campionato e competere vuol dire vincere. Sei una brava persona e stai andando proprio alla grande. Secondo me è troppo basso per la pallacanestro. E bassetto? Non è bassetto, il poverino non ha ancora sviluppato. Il mio lavoro è allenare giocatori normali. Loro non sono giocatori e non sono normali. Chi è normale, Marco? Io e te siamo normali. Uno, due. Uno, due. I tuoi compagni dove sono? Corrono i suoi. Invece io faccio come volevi tu. Cioè subito mentre loro non l'hanno fatto. Ciao ragazzi, oggi vi segnalo 3 film biografici che non potete non aver visto. Malcolm X di Spike Lee, con un grande Denzel Washington, poi c'è La caduta, Gli ultimi giorni di Hitler, con l'inarrivabile Bruno Ganz, e poi vi segnalo The Elephant Man, splendido film di David Lynch ispirato alla difficile vita di John Merrick. Fatemi sapere se li avete visti tutti. E vi ricordo che vi aspettiamo anche su Facebook Messenger per giocare col Cinequiz. Nuove domande ogni settimana e tanti premi da vincere, tra cui biglietti gratis per il cinema. E poi se vi piace la maglietta che sto indossando, in descrizione trovate il link per comprarla.